Ragazzi, c'è una nuova cosa allo speed dating. C'è stato un aggiornamento. Ovviamente non potevo tornare e riproporre sempre la stessa cosa. Spostiamo prima un ragazzo che gli facciamo delle domande, sì. Poi le ragazze, o anche i ragazzi, se il ragazzo ha l'orientamento sessuale che gli interessano anche gli uomini, okay, possono andare a scrivere in presentazione e dire Io, sposta qui. Ok? Ok, va bene. Così c'è già più intesa, no? Mettiamolo in questo modo. Avevo visto uno molto interessante che si chiama Che schifo la Lazio, io tifo Roma. Io voglio conoscere questa ragazza, cioè voglio provarci. Intanto si presenti, qual è il suo orientamento, cosa le interessa, insomma. Allora, che schifo le donne innanzitutto. Scrivete in chat di Discord se c'è qualcuno che ti fa Lazio. L'imperfetto ti fa Lazio, l'imperfetto. Buonasera l'imperfetto, lei ti fa Lazio? Yes, sir. Signor Imperfetto, ok, allora mi dica gentilmente che femmina le interessa, signor Imperfetto, che uomo le interessa. L'importante è che sia simpatica. Quindi una femmina simpatica? Io sono simpaticissima, va bene. Lei è una femmina simpaticissima. Sì, sono simpaticissima, ho un senso dell'umorismo bellissimo. Benissimo, faccio una battuta. Nelle battute faccio un po' cagare, però sono dettagli. Via, fuori. Niente, mi dispiace. Femmina, lei sa fare una battuta. Questi uomini vogliono una battuta. Qui c'è un gran deal, ok? Ci chiedono, okay. Ma una femmina può farci ridere? Perché il signor ragazzo qui presente cerca una femmina simpatica. Ho bisogno di un bel argomento. Ok, allora facciamo una cosa. Ci dica pure le sue passioni, imperfetto. Allora, palestra, gaming. Poi vabbè, parlare, leggere anche. E basta, insomma. Il gaming va bene. A cosa gioca? Sentiamo cosa gioca il signore. Dimmi cosa giochi. Valorant, Fortnite. Ho scaricato COD e CSGO. A che giochi giocate in comune? Giocavo a Fortnite tempo fa. Volendo mi posso scaricare Valorant. Oppure ti faccio scaricare Apex e giochiamo ad Apex. Provato a giocarci, però ho bisogno di qualcuno che mi insegni che sto facendo schifo su quel gioco. A posto, interessante. Ok, adesso. Signore Eden, vuole fare una domanda a Lazio a Perfetto? Dove sei? Sono del Veneto, Verona. Ok. Te invece di dove sei? Milano, Lombardia. La domanda fatidica. Se vuoi, Eden. Dica. Quanti anni hai? 16. Fatti a maggio. Perfetto. Chat! Chat, è successo! Oh mio Dio! Ok. Questo, ho una domanda da farti a te. Perfetto. Certo, mi dica. Mi ghivi l'orolo, amico. Oh no, è crashato! Peccato, cazzo, peccato, è crashato. Ma okay, capito, quindi il match di prima non ci stava, non si sono trovati o... No, non si sono trovati, ha sbagliato domanda. Ho una proposta per te, Ale, mi ha chiesto se può entrare. Seriamente? Sì, a patto che si tenga il family friendly. Ragazzi, sta per entrare un ospite molto speciale. Ok, buonasera. Quella. Ok ragazzi, cerchiamo di spostare adesso. Cerchiamo di dare un po' di consigli seri a questi ragazzi che allora, vogliono... Sentiamo un po' chi c'è qui con noi. Spostiamo dentro una ragazza a caso. Proviamo questa. Buonasera, Miu. Ciao. Vuole dirci qualcosa su chi vorrebbe spostare? Un certo Dusi. Buonasera, ciao. Buonasera. Ciao Dusi. Signora Miu, non è che potrebbe spiegarmi perché specificatamente questo ragazzo? Perché ho visto nella presentazione che siamo vicini e abbiamo quasi, cioè abbiamo una stessa. Innanzitutto sono Dusi, sono un ragazzo normalissimo come tutti voi, ovvero faccio schifo dalla nascita. Cosa mi piace fare nella vita? Io ragazzi sono appassionato di cucina, mi piace cucinare, mi piace mangiare. Ok, signora Miu vuol dire qualcosa? Anche a me piace cucinare, guardare anime, ascoltare musica, giocare, principalmente a Genshin Impact. Oh, ok! Ognuno ha le sue passioni, Cristo, cioè, anch'io. Sì! Tipo, a me piacciono i cani bagnati, cioè, proprio. Vuoi che Miu ti chiedesse qualcosa o che tu chiedessi qualcosa a Miu? Se vuole sapere qualcosa di me, me lo dica. Se poi vuole che io gli dica qualcosa di me, ovviamente è... prendi l'iniziativa, fai tu. La domanda. Cioè, il piatto tuo preferito qual è? Piatto, intendi, fatto in casa o piatto tipo pizza, sushi? Io intendevo tipo, non so, cioè ti piace la plastica? Mi dica... Lei chi vuole spostare? Francamente, Sofi Uvu mi sa di tanta roba. Buonasera, Sofi Uvu! Mutata. Allora, io no, non voglio finire su Twitter, ok? Però, siamo sicuri che è una femmina? Ci sono più persone che sanno suonare il pianoforte, quindi adesso
Il mio obiettivo è radunare più persone che sanno suonare il pianoforte possibili e spostare dentro una ragazza che gli interessa il pianoforte. Deca, si presenti. Oddio, mi devo presentare veramente. Come ti chiami? Io sono Decadenzia, in realtà mi chiamo Martina, ho 22 anni, sono una fumettista palermitana e nella mia vita disegno, modero e gioco. Chiedo ai signori qui presenti, chi vuole iniziare a suonare qualcosa? Ok, voglio passare alla vera tecnica di rimorchio, perciò... No! Pazzo. No way. Deca. Dimmi. Mi fai venire questo effetto qua, guarda. In realtà non è così tanto grande, però... vabbè, dai. Sentiamo. Cara mia Decadenzia, lo sai quanto tempo che desideravo una proprio come te. Il ban così facile, il kick dalle stanze che poi mutavi la gente come se fosse proprio niente. Mamma mia che cara che sei, con la tua voce impassibile mi facevi arrossire, ma tu continuavi a non cagare me. E quindi ti chiedo se mi disconnetterai quella volta che streamerò. Non posso dirlo. Quanto tempo che desidero te con lei che al ban così facile. Grazie. W in chat, ragazzi. Ha suonato signor Ciao, ha suonato Lisa, quindi in teoria adesso manca io, scimmia. Tu. Cazzo! Ammazza! Ogni volta che suono mi viene sempre quell'ansia lì proprio qua di sbagliare la nota. Signora qui presente, chi è stato il più bravo secondo lei? Allora, secondo me il signor Ciao mi ha conquistata. Tuttavia vorrei che il mio amante fosse Esa, perché sinceramente quella dedica è stata anche abbastanza...
Rimorchio tutte. Buonasera, signor Rimorchio tutte. Ma visto che le rimorchi tutte, a sto punto mi sposto di più. Benvenute tutte quante. Siete tutte spostate perché... Siete tutte mia. Come fa a rimorchiarle tutte così velocemente? C'è una tecnica? Oddio. Signor Rimorchio tutte, non è che avrebbe la webcam con la sua faccia e non con dei piedi? Purtroppo no. Sei un coglione. In chat presentazione, chi si ritiene abbastanza potente da poter fare un bel deal con tutte... Giga Ken, benissimo. Signor Giga Ken, va bene così. Buonasera, signor Giga Ken. Buonasera. Solo dai tuoi capelli io sono già eccitato. Quanti anni hai? 17. Vengo dalla Calabria. Sì, Calabria. Dove? Crotone. Vabbè, okay, ma quindi come ci devi rimorchiare? Quali sono i tuoi hobby? Cazzo me ne frega dei miei hobby. Ok, dai, signor Dedico Canzoni, buonasera. Buonasera. Si è proposto di suonare delle canzoni alle certo. Signori... Fantastico, che canzone... Dipende, perché insomma, allora, io posso suonare sia canzoni serie tipo River Flows in You di Yuruma, o anche canzoni un po' più da giovincelli come Steven Universe. Se suoni Steven Universe ti sposo immediatamente. Posso? Allora mi sa che devo andare con quella. Thank you.